Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Oggi siamo qui perché Erika mi ha fatto un regalo da Tiffany. Cosa ti ho fatto io? Un regalo da Tiffany. E oggi siamo qui per parlarvi di Honor 6X. Lo avevo già visto in Cina nella sede di Huawei, ma era una di quelle cose super segretissime di cui non vi potevo parlare, se no... L'hanno presentato ufficialmente al CES di Las Vegas di qualche giorno fa e noi ce l'abbiamo già qui tra le nostre zampe per raccontarvelo in questa bellissima recensione. Ovviamente non sto qui a dirvelo, mi raccomando, lasciate tanti like, tanti commentini sulla fiducia, ma soprattutto iscrivetevi a questo diavolo di canale. Diavolo questo. No, sembravano le orecchie di un coniglio. Vabbè, uguale, questo coniglio di canale. Honor 6X è uno smartphone dual SIM caratterizzato da un display IPS da 5,5 pollici Full HD. A bordo troviamo il processore Octa-Core Kirin 655 iSilicon, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Tre le fotocamere presenti, quella frontale da 8 megapixel e due posteriori da 12 megapixel e 2 megapixel con autofocus. Presente anche il lettore di impronte digitali, mentre risulta assente l'NFC. La batteria è di ben 3340 mAh. Honor 6X è disponibile nei colori grigio, silver e oro. Ecco qui il buon Honor 6X in tutto il suo splendore. Innanzitutto guardiamo prima che cosa contiene lo scatolo. Ta-da! Lo scatolo, oltre ai suoi niente, ha lo spillino il solito, poi abbiamo il caricabatterie, un cavo micro USB e dovrebbe contenere anche le cuffie. Questa è la versione quella per le giornaliste e quindi le cuffie non ci stanno in questo momento. Come potete vedere, questo Honor 6X ha la scocca in metallo, quindi dietro è di fattura molto molto buona ed è anche molto ergonomico ed elegante, possiamo dire così. Questa è la colorazione oro, ma esiste anche in colorazione silver, che è un grigio chiarissimo, e grey, che è tipo canna di fucile, giusto Erika? No. Giusto. Giusto, bravissima. Sulla parte frontale troviamo una fotocamera da 8 megapixel, guardate come si... filtro bellezza bellissime, guarda qua, guarda il tricromento. Troviamo una fotocamera, come dicevo, da 8 megapixel che vi fa belle più belle non si può. Non si può. Non si può. No, non si può, esatto, confermo. Mentre sul retro troviamo una doppia fotocamera con due sensori, come dice il doppia fotocamera. Ma pensa! Uno dei due sensori è da 12 megapixel, invece l'altro è da 2 megapixel. Sul retro inoltre troviamo anche il lettore di impronte tondo, come già avevamo visto nel Honor 8, e un flash LED. In generale la qualità fotografica è abbastanza buona, anche se vengono molto molto meglio le macro rispetto alle foto, diciamo, panoramiche. Ecco, vediamo qua, Erika ha fatto una foto di questo pupazzo di Janssen e come potete vedere si notano anche la polvere che Erika non ha fatto a casa. Invece le foto, diciamo, panoramiche non sono male. Come potete vedere le foto non sono ricchissime di dettagli, soprattutto quando andate a zoomarle, però non è male, insomma, ecco, non è un telefono per fotografiofoli. A non convincerci pienamente invece è la qualità video, perché vedete che sono anche struccata, sono mostruosa, ma l'immagine è totalmente bruciata, diciamo che non è proprio un telefono per videofili. Vabbè, allora ciao Andiamo ora a vedere i tasti che compongono questo telefono. Sul lato destro abbiamo come al solito il tasto per l'accensione e il tasto per il bilanciere del volume. Non sono zigrinati in nessun modo, quindi sono piatti e non si contraddistinguono l'uno dall'altro per diverse, diciamo, fatture. Chi le paga queste fatture? No, vabbè. E dai.
Sulla parte in alto troviamo il microfono, il jack per le cuffie. Sul lato sinistro invece abbiamo lo slot per la doppia SIM, che vi ricordo è o doppia SIM o SIM più micro SD per espandere la memoria interna. Sulla parte inferiore invece troviamo il cavo per la ricarica, che purtroppo a Mende è un micro USB, ci aspettavamo un Type-C, e le due casse per ascoltarvi. A bordo troviamo Android 6.0 con interfaccia Emotion UI, o per gli amici EMUI. La EMUI installata su questo Honor 6X è la 4.1, non è ancora la versione 5, vedremo quando verrà aggiornato. La batteria è molto molto performante, vi faccio vedere intanto Asphalt Nitro come gira. Asphalt Nitro, come potete ben sapere, è un gioco che mette solitamente a dura prova gli smartphone, e vediamo un po' come se la cava. No! Tu te la cavi un po' così così. Io me la cavo così così perché non è un gioco che è nelle mie corde. Incidente, vabbè, comunque avete visto che non si è mai impallato e non ha rallentamenti, è molto molto fluido, soprattutto per essere un telefono tra virgolette low cost, o perlomeno di medio fascia media. Nel mare! Là! Tiriamo ora le somme di questo piccolino e nuovo arrivato di casa Honor, che poi è un po' Huawei, ma non ditelo in giro. Prima cosa che ci ha assolutamente stupite è l'autonomia, con la sua batteria da 3340. 1000. Ho detto giusto. Oh mio Dio! Mi sono ricordata una roba! Con la sua batteria da 3340 mAh ci ha garantito, con un uso abbastanza intenso, perché abbiamo giocato addirittura con dei videogiochi tipo Asphalt, che è Asphalt proprio la batteria. Mi è piaciuta. Ciao. Apro la finestra e vado via. Ci sono le grate, non si può uscire. Sono in prigione. Non puoi uscire. Mi hai bloccata a casa tua, vabbè. Puoi scappare. La batteria, nonostante un utilizzo molto intenso, è durata un giorno e mezzo e adesso siamo al 35%, quindi ottimo lavoro di ottimizzazione della batteria. Altra caratteristica ottima che abbiamo apprezzato anche in altri modelli è la velocità del lettore di impronte, quindi non appena toccate il telefono si riavvia in men che non si dica in 0,3 millimetri di secondo, giusto? Millimetri di secondo. Era quello? Sì, 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 era così, uguale. Oltre alla velocità di avvio possiamo utilizzare anche le gesture per muoverci all'interno dei menu, oppure per scorrere le foto, sempre facendo questa roba, accarezzando un pochino il... Non devi sempre slinguarti i prodotti, vabbè, non mi diverto così. Nonostante il prezzo molto contenuto di questo Honor 6X, le sue performance sono quasi da top di gamma, quindi non ha assolutamente da invidiare dagli altri... Non ha assolutamente nulla da invidiare agli altri concorrenti, anche quelli da 1000 milioni di sterline. Fa per dollari. Altra caratteristica da non sottovalutare è il fatto che questo smartphone è dual SIM. Però attenzione, dual SIM un po' particolare, perché lo spazio è quello che è qua dentro. Se usate due SIM non potete usare la micro SD. Se invece avete la micro SD, una sola SIM, che è la stessa cosa. Però mi raccomando, tenete conto di questa cosa. Puoi dire cosa un'altra volta? Cosa? A posto. Vero cavallo di battaglia di questo Honor 6X è il prezzo, 249 euro per uno smartphone assolutamente meritevole. La leggenda narra che debba uscire un altro modello un po' più potente a 299 euro, che avrà 4 giga di RAM al posto di 3 come questo e 64 giga di memoria interna al posto di 32 come questo. Vedremo però se arriverà sul nostro mercato. Questo telefono non ha praticamente difetti, l'unica cosa che in realtà non ci ha convinto tantissimo è il design. Si poteva fare un po' di più, amici di Honor, avete fatto una roba fighissima come l'Honor 8 e poi vabbè uscite con questo che non è male come design, però da dietro, poi lo girate davanti, secondo me è un po' anomo, un po' poteva fare di meglio.
Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi di mettere tanti like, quelli polligioni così, che l'altri non ci sono più, li hanno bruciati, li hanno tolti, giusto Erika? Giusto. Brava. Ricordatevi di iscrivervi al canale, ma soprattutto andate a vedere degli altri video che ci sono sul nostro canale. Avete i suggerimenti qui sulla mia sinistra, la vostra destra. Mi raccomando, andateli a vedere perché sono tutti molto divertenti. Lo sapete, no? Che siamo divertenti. Tanti baci e tanti abbracci a tutti. Un saluto. Ciao. Ciao, saluta Erika. Ciao. Anche ciao. Ciao. Ciao da tutte le barche.